silenzio che ha accompagnato la celebrazione dei funerali di Francesca D'Arienzo nel santuario di Maria Santissima della Misericordia di Fontanarosa è stato rotto solo dagli applausi finali. Una folla commossa ha voluto partecipare al dolore dei genitori, del fratello, della sorellina e di tutti i familiari della bambina. Ad accompagnare in chiesa il feretro della piccola Francesca, 10 anni, la quinta B della scuola primaria dell'Istituto di Prisco di Fontanarosa. Con un fiore bianco nelle mani hanno voluto dare l'ultimo saluto alla compagna di classe, rimasta schiacciata dal peso del cancello della sua abitazione nel tardo pomeriggio di sabato. Stretti nelle mani della mamma un peluche e il grembiule blu di Francesca. Il feretro sull'altare su cui la bambina lo scorso maggio ha ricevuto la prima comunione e nel punto in cui ha fatto la foto di gruppo. Una bambina dolce, educata, responsabile, servizievole, così la ricorda il parroco. Adesso sarai ancora di più l'angelo custode dei tuoi fratelli, ha detto Don Angelo durante l'omelia. Tu, dolce e delicata, hai assaporato in pochi attimi l'amarezza della vita crudele, ma sei rimasta vittoriosa. Sì, hai vinto, perché ci hai dato un assaggio delle tue buone capacità nella breve tua esistenza terrena, sorridente, gentile, disponibile, servizievole. Certo, non sono mancati i capricci e le marachelle, ma questo fa parte del gioco di essere bambini. Ora, Francesca, tu ci guardi da lassù, dal cielo, come una stella luminosa. Non dimenticare i tuoi genitori, papà Gerardo, mamma Maria, che ti hanno voluto e ti vogliono bene. Ora sei con Gesù. Puoi tirare il suo mantello e chiedergli coraggio, sostegno e consolazioni per i tuoi cari. Ovviamente ora sei diventata anche l'angelo custode di tuo fratello Gabriele, ancor più di quanto hai fatto su questa terra. E sì, angelo, anche per la tua piccola sorellina Michela. Non far mancare una tua carezza a ciascuno di loro e a tutti i tuoi cari e anche ai tuoi compagni qui presenti, la compagni di scuola, la classe quinta B, che sono qui per te. È incredibile come a maggio eravamo proprio noi a fare la prima comunione, eh? E mi ricordo che nella foto di gruppo tu eri proprio lì dove attualmente sei adesso. Gremita la chiesa di Fontanarosa, tanti bambini che hanno partecipato ai funerali insieme agli insegnanti. Alla fine della messa, le testimonianze di una cugina, della dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Prisco e del sindaco pescatore, medico rianimatore, tra i primi ad aver prestato soccorso. All'uscita della piccola bara, palloncini bianchi e le note di piccola stella di ultimo. Jesus, boy, spent, I'm sending out the air.